Doppio banco di prova per il governo sulla manovra da Bruxelles, atteso il giudizio della Commissione sulla legge di bilancio, mentre alle 18 al Senato scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Saranno oltre 1.500 quelli dell'opposizione, i 5 Stelle si apprestano a depositarne circa 1.000, gli altri 500 sono del PD. La segretaria Schlein ha convocato per domani la direzione per lanciare la contromanovra del partito per correggere un provvedimento che taglierebbe i servizi a sanità e pensioni. La maggioranza invece non presenterà alcun emendamento, ma si riserverà un intervento a fine iter parlamentare che non dovrebbe superare i 100 milioni di euro, quindi senza modifiche ai conti e forte del giudizio sostanzialmente positivo delle agenzie di rating. In giornata arriva quello della Commissione europea. Ministro, la valutazione di Bruxelles atteso per sulla manovra, preoccupato, no? Io non sono preoccupato perché mi pare che tutti i giudizi sono positivi nonostante la crisi. 4 agenzie di rating, abbiamo visto quali sono poi gli effetti, lo spread che scende a 170 praticamente.